domanda. E questo progetto prevede poi altri capitoli, nel senso che voi andrete avanti nel documentario della malattia allora sì, andrò avanti sicuramente, perché è anche difficile ormai staccarsi da questo, quando bisogna vedere come questo è tutto da sviluppare, ormai il lavoro che volevo fare l'ho fatto, adesso bisogna vedere, bisogna decidere come andare avanti. Io ancora non lo so, ho le idee confuse, ci dovrò ragionare un attimo. Comunque, staccarmi sicuramente no, andrò avanti. Quanto è durato il progetto? Allora, dal primo incontro, proprio dall'inizio, il primo incontro che ho avuto con Margherita Di Bacher, che è stata la persona che mi ha fatto entrare, settembre dell'anno scorso. Un anno e tre mesi, sì. Poi i primi scatti sono andata a farli a Matteo, che la prima storia che si vede proiettata era novembre, era prima di Natale, quindi un anno, più o meno un anno esatto, da quando ho iniziato a oggi. Con varie fasi di ripresa, però. Ripresa, poi con tutte le difficoltà, perché non ma è lavori così. Simili, cioè non ce ne sono mai stati? No, io quando ho cercato, quando ho deciso di farlo, ho cercato anche se esisteva qualcosa, non ho trovato nulla. Anche se c'era stata anche a Genova una mostra di un fotografo che, partendo dal discorso dell'albinismo, aveva fatto, perché noi un anno per il 28 di febbraio c'era stata una mostra di fotografie di malati rari nei momenti della gioia della vita, no? Proprio con non così più uno scatto, una persona, no? Mentre il tuo lavoro racconta anche la malattia, in questo senso qua è una cosa proprio nuova, cioè raccontare la malattia attraverso l'immagine della persona, che sono malattie complesse, come diceva la mamma di Alex. L'entusiasmo di dire di sì viene anche dal fatto che il nostro problema è l'invisibilità, è il non farsi capire, è il fatto che anche nel mondo medico stesso, se uno esce dalla casellina, cioè è trovare il medico, l'insegnante, l'educatore, il fisioterapista, che lui sa tutto e quindi non capisce, perché in realtà si trova di fronte a una cosa diversa, una cosa rara, una cosa particolare. E tante volte appunto la mamma paranoica o il papà che vizia o non è invece quello che poi noi scopriamo, è la caratteristica della malattia rara, diversa, fuori dal comune. Quindi questo discorso di raccontarlo è secondo me, cioè noi l'abbiamo accolto come proprio un momento anche di invece possibilità, ecco, proprio perché poi la solidarietà è inutile, tante volte nasce quando uno riesce a entrare in relazione con l'altro. Il fatto di essere così fuori dagli schemi fa sì che tante volte la reazione, anche nel campo della solidarietà o dei servizi eccetera, è mancanza di sintonia, di relazione, incomprensione, ecco. Quindi questo bisogno di essere capiti, nel senso di essere accolti, visti proprio, no? Esistiamo così, anche se è una cosa fuori dall'immaginario che uno possa farsi male da solo, che uno non sudi, sembra, non è nella nostra percezione quotidiana, non è nella norma, però esiste. E soprattutto per me la cosa bella così ci ha raccontato, anche proprio con il suo incontro
Isa è proprio la cosa importante è che esiste Alex, che esiste Michele, che hanno, che esisti te, che poi il fatto di avere una malattia è un qualche cosa che fa parte della vita, ma la cosa preziosa è la persona, per cui non è che per respingere la malattia che è brutta io mi ritrovo che è respinta anche la persona che è invece bella e veramente piena di qualche cosa che a noi... Alle volte è difficile far capire ai medici stessi che noi ci teniamo tanto ai nostri figli, perché sono i nostri figli e sono un bene preziosissimo. E questa è la cosa importante. Quindi studiaci, aiutaci a capire come fare. Non dirci semplicemente, non c'è una cura, non si sa. Vabbè, però qualcosa tutti possono fare, stare vicino a una persona, guardarla negli occhi e incontrarla è una cosa che può fare chiunque. Questo è quello che hai fatto, cioè moltiplicandolo, no? Oggi l'hanno incontrati anche altre persone, ecco. Io l'ho accompagnata quasi sempre a Isa e la parte che mi ha veramente interessato è stato scoprire veramente dei mondi, perché scopri dei mondi che sono impensabili per ognuna di queste storie. In realtà comincio da Matteo, cioè io non sapevo che esistesse una malattia dove una persona smette di respirare quando dorme, quando si addormenta. Abbiamo visto una scena incredibile che ci ha fatto vedere la mamma di Matteo sdraiandolo sul fasciatoio, avete visto quella foto in cui c'ha quella cosa verde? Quella è una fase di pulizia del naso, delle vie aeree, prima di metterlo a dormire. E sua mamma ci disse: guardategli intorno agli occhi. Praticamente lui era sdraiato e i bambini quando si sdraiano tendono a dormire, no? Una cosa terribile, dipingersi il colore della morte sulla faccia di una persona, cioè gli occhi diventare blu, poi lo scuoti, riprende a parlare, riprende a respirare e rimane veramente scioccato. E per esempio la cosa straordinaria, straordinariamente difficile, è per esempio una cosa normale, portare questo bambino all'asilo, che ha cominciato quest'anno ad andare all'asilo, ed è una battaglia, perché nessuno si vuole prendere, immaginate un bambino che si addormenta ogni 2x3, chi si prende la responsabilità di una cosa del genere? Allora poi si trovano le vie, Matteo all'asilo ci va, insomma. Sono andati i medici, no? Sì. Tra mille difficoltà. Matteo ci va al medico, spiega all'insegnante come fare. E poi magari queste cose sono anche più facili della tremenda cosa che vedi o immagini, voglio dire. Oppure vabbè, Alex è incredibile. Adesso Patrizia ha parlato solo poco tempo, ma Patrizia scrive in una maniera incredibile. Io gliel'ho già detto Isa, glielo rinnovo io, lei deve fare un libro di questa cosa qua. A me ha colpito un racconto incredibile di come lei ha scoperto della malattia di suo figlio. Dopo 27 ricoveri in un dermatologo a Milano, praticamente, che lo vede e dice: io non so cosa ha suo figlio, però io la faccia di suo figlio l'ho già vista, avete visto Alex. La malattia di Alex è la sua faccia, parliamoci chiaro, Alex ha una faccia indimenticabile, particolarissima, cioè... E dopo due giorni dice: io la farò la spesa, non mi ricordo dove, di questa persona che lo chiama dice: era appena uscita dal suo studio. Può correre giù, dice, può venire, perché io ho scoperto che cosa ha suo figlio. E lui lo aveva scoperto perché aveva guardato una pubblicazione scientifica tempo prima. Da una foto di un, sono solo 9 casi in tutto il mondo, 2 l'unica in Europa, gli altri sono tutti in Texas. E in Canada. E in Canada, esatto, in America. E qui c'è un'altra storia incredibile, Liliana. Quando siamo andati in questa... L'esempio adulto. L'esempio adulto, no? Può colpire come è bella, no? Cioè, può avere una certa età, poter diventare... Quel giorno, questa seduta, lei mi dice: devo andare a fare la crioterapia. Ma cos'è? Mi mettono a meno 130, meno 130. Ma sei impazzita, cioè, esci morta. La cosa, c'è la dottoressa anche qua, ma la cosa
tre pampaline e calzettoni di lana, bastava quello. Vado a pensare, cioè, se entreste mai in una stanza dove ci sono 140 gradi sotto zero. In costume. In costume. Mica. Sì, ma lei ha ricordato che aveva il cappellino di lana e calzettoni di lana. Ah, ecco. E qua guarda, non avevo freddo. E Alex è incredibile, cioè Alex è una persona, io la prima volta andavo in Isola da sola e lei me l'ha detto per mesi, Michele, me l'ha detto per mesi, no devi venire a Genova perché Alex lo devi conoscere, veramente, Michele lo devi conoscere, una forza della natura incredibile, veramente una persona incredibile, cioè di una simpatia straordinaria e anche di un'intelligenza straordinaria. Si è diplomato con la lode. Scopri questi mondi di scene e sono solo quattro, sì, perché quello non è stato un lavoro che ci andava una volta e faceva le foto varie volte, no, poi non sempre passo per mesi, è venuta da noi come è andata anche dagli altri, è entrata proprio nella nostra vita, nel quotidiano, comunque secondo me sono state viste così, ma in realtà sono tutte tappe, cioè ogni foto è stata fatta in un posto diverso, in un momento diverso. E a me per quanto riguarda Alex non è mai stato messo in posa, infatti è sempre stato preso nel momento in cui lui manifestava il suo disagio alla luce, lei era subito pronta a scattare la foto. Nel momento in cui io mettevo le lacrime artificiali, che lo faccio dalla mattina alla sera, lei era lì che scattava la foto, la crema, cioè per noi sono tutte cose normali, io vedevo loro che restavano così, dicevo, ma siete sempre con la tapparella così abbassata? Noi veniamo chiamati degli strelli perché siamo sempre giù con questa tapparella abbassata, o chi passa pensa che noi siamo sempre in vacanza, abbiamo sempre giù la tapparella, anche in pieno inverno noi abbiamo il tendone della tenda giù, perché Alex a seconda di com'è quella mattina, c'è la mattina che magari vede un po' di più e quindi anche una leggera luce gli dà fastidio, per cui bisogna fare la colazione al buio. Ci sono mattine che bisogna accendere tutte le luci come se fosse a festa, perché in quel momento lui non vede assolutamente niente, non gli filtra la luce e quindi per lui è buio. E quindi non è molto facile regolare. Però lei ha fatto un grande lavoro, cioè, è insieme accompagnata al marito, perché proprio ci hanno seguito passo passo. Ma visto così sembra una cosa più semplice, ma noi che l'abbiamo vissuta non è così. Ma poi, rifacendomi alla domanda che mi ha chiesto se c'erano stati altri lavori, di questo genere è il primo, anche perché tratta quattro malattie che più che rare sono rarissime, a partire da Alex che sono sei casi in tutto il mondo, nove in tutto il mondo, e anche gli altri, sia la sindrome delle bionbine che l'encefalite, anche quelle sono rarissime. Qui ce n'è un altro di ragazzi con le Schneier, quindi oggi siamo filmato, in ricchezza. L'unico reportage mai fatto. Sì, come reportage che porta alla luce quattro malattie così rare. Perché normalmente, come diceva anche Isabella, siete portati a parlare, diciamo, di malattie più commerciali. Purtroppo devo dire così, non si dovrebbe dire. È un po' come quando tutti gli anni le persone alla fine, quando c'è la denuncia dei redditi, vanno sempre a dare ai soliti, che già ricevono tanto dallo Stato. Sì. Nel mondo di internet, nel mondo di Facebook, ci sono tanti gruppi che danno spunti per fare tante donazioni. Uno ogni anno ne prende una e dà qualche cosa, una, due, in base a quello che vuol dare, insomma, è così, ecco. L'unica difficoltà che ho incontrato è stata con Liliana, all'inizio, ti ricordi? Perché io gli ho detto, io come faccio a raccontare la tua malattia? Cioè, non si vede. Cioè, una bella donna. Una bella donna. Cioè, come faccio? Allora, poi dopo sono tornata a casa, avevo già fatto quattro scatti, ho fatto quattro scatti così, sono tornata a casa, li ho guardati e li ho cancellati. Non ci siamo, ho cancellato tutto, però io non sapevo che facesse la fibromialgia. Poi dopo mi sono impuntata perché ho detto no, non è possibile che io non la debba raccontare, è una malattia che dà dei dolori allucinanti, pazzeschi. Diciamo che nel mondo del retaggio forse sono quella oggi un po' più fisicamente, più forse fortunata, in realtà ci sono persone che sono veramente come
morfina, comunque già utilizzato, in maniera qualcosa sai, ovviamente. infatti, il problema di fondo è, per quanto mi riguarda, è essere una condizione molto bella, cioè scoppio la mattina come se tu aprissi una finestra e vedi che cambia la vita, una strana, qualcosa di strano, comincia allora a indagare, a vedere, a cercare, ti si chiudono le porte, si chiudono le porte perché cominciano a dire, no, per esempio nel nostro caso, una malattia psicosomatica, siete tutte donne, non avete niente da fare, illustri medici a onorari di 200 euro per guardarti negli occhi, insomma, ogni donna, insomma, io, donna che lavora 10-12 ore al giorno, che ha due figli, che una casa, lo guardavo, insomma, io sono anche io molto impegnata, però non riuscivo a camminare. Quella volta, tra l'altro, per fare questa particolare visita, che ho fatto veramente, perché mi aveva accompagnato un amico, veramente in uno stato che tu ovviamente poi non avendo un protocollo, è una malattia che veramente ancora oggi non si conosce, perché i cisti di Taro in realtà esistono quasi tante persone le hanno, la rarità delle cisti di Taro è la sintomatologia, nel senso che come cisti sono presenti in più soggetti ma sono sintomatici. Pochi soggetti ne comportano invece con la conseguenza della sintomatologia, quindi problemi alle radici, dei nervi nella parte sacrale in particolare, quindi problemi di regolazione, problemi di incontinenza, cioè tantissimi problemi. E quindi anche io mi sono impegnata con Isabella. Isabella ha trovato questa cosa, poi quando mi ha chiamato per me è stata una sorpresa. Io ti ho detto, ma come ci siamo trovati? Ci siamo comunque trovati due donne di una certa età, cioè ormai adulte, che stavano affrontando insieme un po' la cosa, perché lei era da poco, anche per me era un po' piano, tre anni che avevo scoperto la malattia, e avevo cominciato ad attivarmi con associazioni, con insomma, perché poi è vero, siamo invisibili. Siamo gli invisibili specialmente per chi, come nel mio caso, la malattia veramente non è visibile, non è senso. E quindi effettivamente poi ognuno va a cercare nel nostro caso in particolare superando i dolori, quindi abbia libertà la scelta di cercare qualsiasi terapia. Ci sono casi di persone che hanno provato terapie impossibili, inimmaginabili. Io ho trovato questa linea, questo sfogo. E con te si affronta più l'aspetto psicologico forse, sì, della cosa, cioè che vai a, che sei tu che vai a ricercare qualcosa. E questo infatti, perché non è la cura, perché in particolare per la mia malattia è una malattia che sorge da adulti, quindi è l'adulto che se stesso già deve faticare ad accettare questa, diciamo, limitazione. E nello stesso tempo deve comunque attivarsi per cercare delle soluzioni. Quindi è veramente come si parla spesso con essa, Daniela lo sa, questo nomadismo, veramente la ricerca di qualche cura, qualcosa, ma ci sono persone, vi confesso, che anche a livello psicologico ormai sono arrivate a livelli molto, molto di dispersione, molto. Non essere seguita perché non però ad accettarsi, non sopportare i dolori e veramente il fatto di essere compresi, compresi in tutti i sensi, dal punto di vista familiare, e non è sopportabile, perché comunque tu fai sempre quello che sei, dal punto di vista lavorativo, difficilmente passi qualche visita con un esito positivo per quanto riguarda l'aspetto dell'invalidità. Pochissimi sono casi, sono tutte non riconosciute. Sono tutte non riconosciute. Ho trovato solo un caso. Non sono malattie, non sono inseriti nessun tipo di. Neppure nell'attesa dei LEA, non sono malattie che hanno un protocollo diagnostico vero e proprio, definitivo, zero. Ma tutte queste? Sì, le quattro non sono riconosciute. E quindi per noi è una battaglia tutti i giorni. Ci siamo, non ci siamo. 8.000 malattie,
forse sa meglio in totale le malattie che sono riconosciute sì, sono poche quelle che hanno col codice, che comunque anche la battaglia per avere il codice, poi se non c'è un protocollo diagnostico terapeutico non significa niente. Noi abbiamo fatto proprio quando era uscita anche nel 2001 la legge sulle malattie rare ed era stata istituita la rete delle nel 2001 e comunque nel 2012 non abbiamo ancora questo registro delle malattie rare, neanche di 200 su 5.000, 8.000. Il problema è poi creare dei protocolli, creare dei database, e tutte queste cose costano anche dei soldi, e quindi meno sono le malattie, meno famose o alla moda sono, e meno è facile anche ottenere semplicemente un discorso di... Infatti una delle cose belle anche di questo lavoro è il fatto di metterne quattro insieme con situazioni cliniche diverse, perché quello che accomuna la malattia rara è: c'è chi non cammina e c'è chi cammina, c'è chi sembra che non abbia niente e c'è chi sembra che abbia tutto, ma il problema è che tutte queste situazioni non hanno una vera e propria presa in carico. Non esiste un socio sanitario che faccia un progetto, non esiste un percorso, non esiste un'assistenza, e quindi oltre ad avere la gravità di una malattia, perché qualsiasi malattia, anche diabete, anche fa star male, però oltre ad avere il discorso della malattia è ritrovarsi che nessuna scuola ti vuole perché non so come fare, nessuno sa come cambiarti o darti da mangiare. Cioè, trovarsi veramente nella solitudine. La cosa importante è anche mettersi insieme. Non ci sono protocolli, non ci sono conoscenze, e tutto quello che crea conoscenza, tutto quello che rende visibile, è un passo in più per poter avere quel minimo di diritti di cittadinanza che altri hanno. Per cui non è che uno stia più male se ha la tua malattia o un tumore alle ossa, magari, però quelli sanno, dice, beh, ti mando qua, ti do questa medicina, mentre quando hai la malattia rara, tante volte perché uno non sa cosa dirti, sei anche abbandonato, e questa è un po' la sensazione che ha accomunato tante volte. Per cui tutte le volte che uno si sente invece preso per mano in qualche modo, e non si sente abbandonato, dice, bene, facciamo un passo in avanti, e riusciamo ad avere il lavoro di Isabella. Eh sì, infatti la nostra visione penso nasca particolarmente anche da questo aspetto, insomma, che sostenerla nell'andare avanti in questo progetto e presentare poi queste cose anche in altre occasioni, in convegni, in incontri, anche per ciascuna delle nostre associazioni. Uno fa un meeting e presenta anche le altre, proprio perché anche ciascuno nella propria piccola lotta per avere quel riconoscimento, il 5 per 1000, che poi invece noi nel nostro piccolo, con tutta la fatica che facciamo, raccogliamo sempre pochissimo in confronto a chiunque. Ecco, no? Io dico sempre, no? Se scrive un libro Cassano, che non l'aveva neanche mai preso in mano, un libro ne vende tantissimi, anche se non dice nulla. Vabbè, però a Michele Cassano piaceva. Lo so, l'ha conosciuto personalmente, quindi posso dirti. Però perché è un nome, se ciascuno di noi cerca di dire, cioè, fa fatica proprio anche a trovare quella visibilità. E quindi è poi un circolo, no? Non abbiamo fondi, non abbiamo visibilità, non abbiamo... Quindi tutte le occasioni vengono bene, sono grazie. È anche importante, secondo me, a conoscenza un mondo invisibile tramite la fotografia che è quando fatta bene, sì, quella che ti entra dentro rimane impresso. Perché penso che questo mondo, più si ha cultura, più si conosce, più si possono risolvere i problemi. Perché io penso che oggigiorno, rispetto già anche a un anno fa, ci siano molte più persone che sanno
sanno al limite che esiste la malattia rara, già questo sì. in qualsiasi campo ci sarà qualche cosa, ma già questo penso che sia ma importante. Guarda, io ti posso raccontare una cosa. Quando c'era dove stavo facendo una visita, quindi con dei neurologi del policlinico, mi ha detto: dottoressa, sa che sto facendo un reportage su, e gli ho elencato le quattro malattie. Mi ha guardata così. Quando siamo usciti, ho detto: ma hai avuto anche tu l'impressione che non le conoscesse? Non le conosce neanche una, certo. Non le conosce, ma la cosa triste è che non c'è neanche interesse, non è da conoscere. E lì la cosa triste, cioè, perché tu comunichi la malattia, però dall'altra parte lo avverti, cioè, X-Link, non c'è, guardano e ti dicono: ma è stato detto, XN Pidiale, cos'è? La marca di un vestito? Cos'è? Un nuovo prodotto? Tu vedi che dici: ma hai studiato? Cioè, sei un medico, mi vieni. Cioè, ma non c'è proprio perché interesse, poi uno non può conoscere tutto, no, però, sì. Però, però aspetta un attimo, volte loro si specializzano, per cui poi dopo rimangono chiusi nella loro nicchia e non guardano, forse bisognerebbe però perché dall'altra parte che facessero proprio progressi. È triste questa cosa, però secondo me è una cosa importante quello che dice Patrizia, nel senso che è ovvio che adesso le conoscenze sono talmente approfondite per cui veramente è impossibile che una persona abbia tutto nella propria testa. Certo. Quello che è importante è quello che dice Patrizia, cioè ok, io non so, però mi documento. Ci formiamo e vediamo di cerco di esserti d'aiuto, ok? Pian pianino, vediamo, però ci formiamo insieme, questa è la cosa. Credo forse poi, il mezzo esterno così colpisce molto il fatto che non ci sia non un protocollo, chiaramente, perché è la difficoltà, ma un registro. Cioè io dico, io vado. Ok, la mia malattia era, capisco le difficoltà, capisco tutto, ma dammi un registro in cui io possa rientrare con una cosa per quanto che riguarda la malattia, è la partenza. Il problema tanto riguarda la malattia, non esisteva nemmeno un sito, e questa è la cosa triste. Io sono uscita fuori con una diagnosi, e nel momento in cui tu hai una diagnosi, la prima cosa che tu fai, vai su internet, che è un bene o un male, metti questa benedetta parolina e ti aspetti delle notizie. A me non è uscito assolutamente niente, non esisteva un sito, un'associazione, niente. Tutto quello che tu adesso trovi su internet, a nome della cioè io mi posso l'ho fatto la stessa cosa per la Schneider. Abbiamo perso notti e notti per cercare di recuperare informazioni difficilissime, perché parliamo di famiglie che si trovano dall'altra parte del mondo, perché c'è un'altra lingua. Noi siamo stati in ballo 3 mesi per trovare qualche informazione per capire da che parte andare. La mia storia, che loro hanno letto, quello che ho scritto, è partita dalla Telefon, poi grazie al suo aiuto l'abbiamo tradotta in tutte le lingue e l'abbiamo spedita ovunque, ma proprio ovunque, ci mancava solamente la luna, poi l'abbiamo andata nella mente ovunque. Fin quando poi insisti, sono arrivati i primi risultati. Però la tristezza è quella che nel nostro caso esci con la diagnosi dove ti dicono: non c'è cura, non so dove mandare, perché non so dove mandare. Io come dermatologo ho finito, perché io la diagnosi l'ho fatta, io non posso prendere cura al bambino, posso prendere cura per quanto riguarda l'aspetto, tutto il resto, non dovete trovare un'ospedale. Dove andiamo? Cerchi su internet, cos'è? Nessuno sapeva cosa fosse questa malattia qui. Cioè, alla fine è anche questa la desolazione. E come me, credo, io parlo di me, ma io che giro su internet e ho a che fare bene o male, ce ne sono tanti nelle mie stesse condizioni, gente che è lì in giro che dice: dove vado? Non ho un'associazione, non ho un medico, non ho un sito, non ho niente. Hai in mano una diagnosi e non sai cosa fare. Faccio una vita in parità, cosa ti racconto? Non ho niente da portare. Questo è il punto proprio. E questo è il punto. È la cosa più allucinante. Vabbè, è inutile che io dire che purtroppo un lavoro straordinario, non solo nella progettazione ma anche nella realizzazione finale. Però da questo lavoro ovviamente deriva una responsabilità morale altissima, cioè tu hai il dovere di divulgare il più possibile questa cosa. Io ho una domanda e un consiglio anche. Secondo me, siccome è vero, io insegno sempre i miei studenti, cioè non si può diagnosticare ciò che non si conosce. E questa è una cosa che sembra una banalità, ma di fatto è così. Quindi secondo me dovrebbe essere divulgato non solo dal punto di vista giornalistico, ma anche dal punto di vista scientifico. Cioè, secondo me il passo
tu dovresti mettere anche a disposizione queste foto, perché i medici curanti, che non so se esistono, se esiste poi di fatto un medico curante, abbia la possibilità di proporre al mondo scientifico un articolo su, su una rivista internazionale utilizzando anche le tue immagini. Secondo me questo sarebbe un lavoro straordinario. Ma come fai? Secondo me invece tu che aspetta. Come, perché dici come fai? Io non sono un medico, cioè, tu non sei un medico, ma io ti dico, metti a disposizione, secondo me, le tue immagini al medico, cioè, le riviste scientifiche pubblicano, cioè, come il dottore che aveva fatto la diagnosi del, adesso scusa per il nome, dice, io ho visto già questa faccia su una rivista scientifica e poi mi è venuto in mente che cos'era. La stessa cosa può capitare anche, anche con questo. Cioè, comunque, solitamente i medici tendono a pubblicare questi casi clinici su riviste che non rimangono solo in Italia, ma vanno anche all'estero. E secondo me il fatto di farlo con le tue foto sarebbe una cosa straordinaria. No, secondo me è molto buona come idea, ma la porterei a un passo in là. Cioè, la spingo ancora di più. Nel senso che, secondo me, questa è eccezionale per chi non è del settore. Perché questo nessuno quando del vedi settore, qua. Nessuno qui è del settore, perché no, anche sono del settore ma non hanno la competenza nel settore, cioè nel senso che il settore c'è ma non ne hanno la competenza. Secondo me quello che è giustissimo è proprio dire abusate della fotografia, usate le sue, ma lei non deve mettere in piedi il sito, fare i contenuti, li fate voi, lei deve continuare ad andare a fotografare altre persone con il suo aiuto, col vostro aiuto, perché lei ha questa capacità di tirare fuori la singola persona, la singola storia, perché è difficilissimo e faticosissimo. Immagino noi che siamo scioccati, cosa vuol dire per lei scioccata sotto 4, 5, 6 punti differenti, perché sei scioccata per te, sei scioccata per una malattia, sei scioccata. Cioè, immagino cos'è questa capacità di adattarsi, diventa un motore incredibile, perché poi riesce a esprimere al meglio le singole situazioni. E questo, secondo me, della fotografia invece è per voi, per poter dire ok, ma allora io uso la fotografia in modo scientifico, quindi le immagini magari le riprendo il più pulito possibile, il più scientifico possibile, con i medici che possono dare indicazioni, magari mutuando il metodo. Nella medicina c'è il modo di riprendere le immagini standard scientifiche che ma una rivista scientifica può pubblicare qualunque tipo di immagini, perché se tu racconti di fatto la sintomatologia di queste persone, secondo me tutte queste immagini ci stanno anche in una pubblicazione scientifica. Il problema è chi predispone la relazione, esatto, scientifica. No, il perché fatto noi è siamo che... ancora nella fase, penso un po' tutti che non abbiamo neppure il medico, certo, un medico che ci segue e che già però sappiate questo, i medici fanno carriera anche facendo ma infatti sì, però devi fare attenzione anche ai falsi medici, esatto, perché credo io con l'associazione o sono sfortunata io molto però li trovo tutti io ho già beccato tre falsi genetisti che sono venuti lì, hanno preso contatti con noi, volevano le foto del bambino per poi farne cosa, per poi venire a scoprire dopo le mie ricerche che sì, sono genetisti, ma non avrebbero potuto fare niente per me, perché nel momento in cui tu fai determinate domande riesci a capire bene o male se questo può saperne qualcosa o meno, per cui dico devi fare anche attenzione a esporre così tanto un bambino e a inviare perché credimi, nella nostra associazione sul sito abbiamo tre iscrizioni di medici, di cui anche un genetista americano, però poi ci hanno tenuto, mi hanno fatto perdere un anno praticamente con false illusioni, stiamo contattando l'ospedale di Baltimora, stiamo facendo questo, stiamo facendo quello, per poi venire a scoprire, ma da sola, perché io sono così, se mi sospettisco è così, dalle mie ricerche scoprire che in realtà non era mai stato fatto niente, però io ho perso un anno di illusioni dietro questa persona sperando che qualcuno avviasse un'altra ricerca. E quindi fare attenzione anche a come ti muovi un attimino, cioè in questo campo qua, non è proprio così... Sì, io sono la prima che vado a contattare i medici, lo faccio di mio. Beh, certo, prima di dare la foto. Contatto con gli altri, gli do la documentazione. La responsabilità, esatto, di queste fotografie. Cioè,
perché ci giocano tanto su queste non cose. Non le darei ma neanche sotto tortura. Esatto, c'era mai che voleva fare. No, superato il sorriso. Ma una domanda che mi viene, cioè esiste un posto dove ritrovarsi? L'associazione che lei io sì, sono no, io poi sono posto... vicepresidente lui no, lui parlava forse di un collettore un collettore, un contenitore no. Perché esistono credo tantissime che... associazioni ma non una rete ma non una fondazione che le rimette questo è il punto che può nascere però capito sono talmente diverse che per forza però in rete ci però sto notando che tra associazioni no, però in rete abbiamo già provato a metterci più di una volta e io ci credo molto a questo discorso della rete e del fatto di essere correlati in modo trasversale. L'esperienza mia è stata locale soltanto a Genova e 11 anni che abbiamo un gruppo di autoaiuto fra persone con malattie rare diversissime fra di loro e ci incontriamo tutte le settimane, ognuno ha una storia diversa e Isa è stata anche presente al nostro gruppo di autoaiuto e con situazioni cliniche molto diverse e abbiamo lavorato tanto per trovare dei punti e questo ci è servito nella nostra regione per portare avanti un tavolo, per portare avanti, aprire uno sportello, eccetera. Questo dovrebbe, secondo me, avvenire anche a livello nazionale. Però c'è da dire che ci sono veramente tanti problemi, perché le famiglie che seguono già i loro ragazzi su questo punto di vista, o gli adulti, perché poi anche Michele fa parte degli adulti perché ha 23 anni, quindi adesso è già escluso da tutte quelle forme di aiuto che sono legate ai bambini e agli anziani, lo dicevo oggi, quando una persona non è più un bambino, non è più un anziano, sembra che non abbia dei diritti di assistenza, è tutto un lavoro grosso da fare su tantissimi fronti. Secondo me è anche molto importante che l'opinione pubblica sia sensibilizzata al sostegno delle associazioni, delle famiglie, ma soprattutto che capisca il problema, cioè proprio questo problema del diritto delle famiglie con malattie rare, perché è un po' la cartina di tornasole. Cioè diciamo che in Italia l'assistenza alle persone con problematiche sanitarie in realtà non c'è, è proprio da costruire. Negli ultimi anni è andata addirittura peggiorando. A me viene da dire, noi malati rari dei tagli alle volte ce ne siamo fatti poco, perché cosa tagliano che dovevamo ancora cominciare ad avere qualche cosa, 0 diviso 0 rimane 0. Però in realtà noi siamo a proporre invece anche però da come anche un discorso mettersi insieme di coordinamento, perché tante volte non è un problema di risorse, è un problema di ragionare insieme, è un problema di conoscere, è un problema di vedere i problemi, di capire. Posso dire che c'è poca collaborazione? Posso aggiungere anche questo? Sì, è difficile trovare, siamo messi, difficile trovare anche associazioni che abbiano voglia di collaborare tra di loro. È un lavoro veramente. Devi lavorare tanto, è un lavoro perché faticoso. Ognuno tende ad andare verso la sua strada. È faticoso perché siamo anche molto, cioè io ritrovo che le famiglie sono, più gli anni passano, dalla diagnosi alla speranza, più la famiglia è abituata a disilludersi, diffidare, e quindi ci sono veramente grossi problemi anche di dialogo. Sì. Ma perché all'interno delle associazioni c'è una diffidenza reciproca. Faccio un esempio, cioè, io girando sui vari siti così entro in contatto con l'emisterio, entro in contatto con le altre associazioni, cerco sempre di coordinare un attimino, di dialogare così. Ci sono numerose malattie rare in giro, rarissime come le chiamo io, che non hanno un'associazione, non hanno un punto di riferimento. Queste
se provano ad appoggiarsi ad altre associazioni si trovano la porta chiusa in faccia. Io nel mio piccolo, che ho un sito piccolissimo, io ho dedicato del mio sito una sezione, l'ho dedicata, l'ho chiamata Le Rarissime ed è aperta a tutti. E questo io continuo a dire, io raccolgo le storie e molti mi accusano di un lavoro dispersivo, mi hanno detto ma chi te la fa fare, ma pensa al tuo che già è raro, ti vai a occupare anche degli altri, ma pensa di far vedere, no? Io invece cosa ho fatto? Ho fatto il lavoro opposto, ho detto vabbè, la fatica che ho fatto io perché la devono fare anche gli altri, per cui nel mio sito c'è una sezione dedicata a chi vuole entrare, chi non ha un'associazione, chi al momento non ha niente, oppure vuole farsi un'associazione ma al momento non può farlo, che cosa? In questa sezione stiamo raccogliendo le storie chiamate rarissime, un po' come le nostre, le raggruppiamo lì. Il sito è a disposizione di tutti, chissà mai che un medico girando di qua, magari, però il lavoro che faccio io, credimi, lo faccio io. Quando io ho provato a chiedere la collaborazione alle altre associazioni, dicendo tu che hai più visibilità di me, tu che sei più esperienza, io sono appena nata, cioè io non ho esperienza, perché non offri anche tu questa possibilità a chi come noi non ce l'ha fatta? Mi è stato risposto, ognuno pensa per sé, io penso a tirare l'acqua verso la mia associazione, quindi anche lì non è così semplice. Sì, perché? No, se posso permettermi, poi è chiaro che la mia visione, io seguo il coma, molto difficile. Secondo me però sono due punti fondamentali. Primo, individuare chi è il destinatario di quel tuo sito, perché credo che non sia facile individuare, perché da una parte c'è il medico, quindi quando parli del medico queste immagini sono importanti perché non ci sono immagini, ma non sono le immagini giuste e comunque i contenuti non sono quelli giusti. Un'altra cosa che credo sia quello, la conoscenza di tutto ciò. Per me, che non sono né medico, sono un interessato per molte delle persone istituzionali. E queste immagini possono essere un motore incredibile perché spostano l'attenzione dalla propria malattia. È ovvio che non è egoismo, ma è il fatto di quando uno è immerso in tutti i suoi problemi, dice ma io come faccio a darti una mano? Se il suo problema diventa una storia ad alto livello, dove per assurdo ti stacchi da tutta la fase della medicina per quel momento, ma diventa una storia, un racconto di una persona, allora è un momento comune che potete trovare per dire lì facciamo un momento aggregante. Quello può essere un passo per dire, banalizzo ma in modo grezzo e forte, ho un codice che quando vado da un medico almeno gli dico cerca sul tuo cavolo di roba questo codice, io sono questo codice. Da quel codice in poi è chiaro che il cammino di trovare una soluzione, una roba, è lasciato a enormi problemi. Però almeno io mi immagino, cioè, pensare di andare su internet e non trovare niente. Io penso che questa è una roba che mi piace. Perché se ci pensate, trovi tutto. Tu vai, metti la cosa più importante per te in quel momento e non trovi un cazzo. Cioè, è come dire, ma allora io non esisto. E sono due le strade. Prima volta che trovi, dici la faccio finita perché non ho soluzioni, cioè non hai soluzioni, perché non ho la cura, non ho un centro, non ho un medico, non ho un pediatra, non ho niente. Ho un bambino che sta male, ora so perché sta male, ma non posso curarlo. Vai su internet, non trovi niente, quindi dici due sono le strade. O io prendo mio figlio, prima volta che trovo, mi butto giù, la faccio finita e gli altri si arrangeranno che se la frega. Oppure tutta questa rabbia che tu hai, perché poi ti viene la rabbia verso il mondo, verso tutto, dici vabbè cerchiamo di fare qualcosa di buono e vediamo se riusciamo a tirar fuori qualcosa. Poi trovi persone che ti aiutano, comunque ti danno una mano e quindi piano piano inizi a metabolizzare la cosa, ma non è facile. Per questo io li metto dalla parte di quelle che mi cercano su Facebook e mi dico io sono in queste condizioni. Io non ti posso aiutare, io posso darti però un minimo di visibilità. Io questo lo posso fare. Ma insieme potete avere una visibilità straordinaria. Sì. Perché per assurdo l'unicità che avete, che è un problema enorme, può anche diventare quasi una forza, per banalizzo, ma fa effetto. Cioè, io adesso dico una stupidata, ma quando io vado a raccontare la storia del paracentro,
lo rendo banale, ma perdonami, ma perché va anche preso questo aspetto. Quando dico una cosa di questo... E l'altro dice, ma che cazzo è? Cioè, subito... Io l'ho raccontato. Dopo che sono tornato da... Io ci sono andato il mercoledì, credo che era. Il venerdì sera sono venuto qua e l'ho raccontato a molti di loro. E non ci credeva nessuno. Dice, ma guarda che non è possibile, ti sei sbagliato. No, guarda, è così. Cioè, è un 130 gradi sotto zero. Mi sono fatto ricordare... Lo so che c'è ventilo non assolutamente una persona, ma è quell'aspetto significato talmente forte che rimarcata diventa un'identità incredibile. Certo. Però se questa rimane da sola, che cavolo, tengo finché non trovi la voce che ti classifica. Allora, io non volevo parlare, ma non ce l'hai fatta. No, direttamente io questa situazione l'ho vissuta e la sto vivendo come nonno. Quindi la conosco molto, 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 molto bene. Il problema è uno solo, che c'è un'ignoranza enorme a livello medico. Vi porto il mio esempio. Mio fratello ha la cattedra di genetica medica all'Università di Padova, quindi non è l'ultimo arrivato. Quando è nata la mia seconda nipote, mio fratello a 15 giorni dopo ha detto: questa ragazza ha dei problemi. Quali? Non lo so. Beh ragazzi, ha impiegato 4 anni per dirci che cosa aveva la ragazza. Non è al vostro livello, livello molto più basso, però gli manca un codino di un gene, per cui ha grossi problemi. Quindi il problema vostro, sì, l'associazione serve a voi per darvi un minimo di coraggio, ma il problema nostro è che, non, che c'è un'ignoranza a livello medico è enorme. C'è un altro problema: nessun medico o pochissimi medici sono disposti a studiare i vostri casi specifici perché non rendono. Non sono remunerati, non c'è nessuno che vi dà una mano. E tutto qua il problema. Cioè, scientificamente voi siete cadaveri, nel senso che non c'è nessuno che vi darà mai una mano. Potete aiutarvi fra di voi, ma non c'è niente altro. Prego. Allora, mi collegavo a quello che diceva il signore, perché la questione dell'ignoranza medica è un po' quello che è stato detto anche prima, no? Che anche nel filmato i medici dovrebbero essere un po' più umili e non pensare sempre che le mamme siano iperprotettive o paranoiche o cose di questo genere. Il caso, vabbè, mio figlio ha la Leishmanian, è come Michele, e... anche a me è stato detto che ero io paranoica, che ero io troppo, sì, quando, vabbè, aveva solo 3 mesi, però la mamma c'ha l'occhio più lungo del medico, non c'è niente da fare. E la conclusione è stata che comunque mio figlio la diagnosi l'ha avuta a 9 anni. Cioè, non l'ha avuta dopo un anno, l'ha avuta dopo 9 anni ed è stato visto da medici del Besta di Milano, che credo che qua conoscano tutti. Ecco, e la cosa più ci ha fatto incazzare, lasciatemi passare il termine perché ce l'ho ancora dentro questa rabbia, è che il Besta di Milano è un presidio, secondo l'Istituto Superiore di Sanità, è un presidio della Leishmanian. Cioè, per assurdo, mio figlio è stato in cura 9 anni al Besta e nessuno è riuscito a fare una... L'abbiamo scoperto perché... una dottoressa ultra settantenne, parlando alla macchinetta del caffè con la neuropsichiatra che seguiva mio figlio, gli ha detto: ma sai che mi era capitato un caso un po' di anni fa, tanti anni fa, ma sarà mica Leishmanian? Giustamente poi la neuropsichiatra l'ha detto subito a noi e noi abbiamo fatto le ricerche del caso. Io sto ancora aspettando il Besta, sono passati 5 anni, sto ancora aspettando che il Besta mi chiami per verificare se lui ha la Leishmanian. Quindi e bastava semplicemente porsi una domanda quando lui aveva un anno,
Quindi l'ignoranza anche dei medici, bastava magari bussare alla porta del medico di fianco, magari, cioè lui non aveva niente a livello clinico, aveva solo gli acidi urici alti, guarda un po', e nessuno si è chiesto il perché. E poi, quindi è giusto... Non chiedersi perché non è ignoranza, è qualche cos'altro. Sì, 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 è molto più grave, ha perfettamente ragione. Quello che si sottolinea sempre dappertutto. L'umiltà dei medici, l'umiltà dei medici, cosa ti costa chiedere? È una situazione in cui c'è una cartella clinica che è, dico, perfetta, nel senso normale, l'unica cosa che ha di diverso, di strano, sono questi acidi urici alti, chiediti perché un bambino di un anno ha gli acidi urici così alti, no? E invece non se lo sono chiesto. Perché quindi, il meccanismo perverso che ormai si è innescato non solo nella medicina, nella sanità, ma in molte cose. Se è vero, allora, io vivo una situazione da entrambe le parti, perché io sono medico e la mia seconda bambina ha una malattia non rarissima ma rara, che è la sindrome di Angelman. Ah. Quindi io sono praticamente, mi sono laureata nel 2007, se non ricordo male, sono specializzata nel 2007 e non, io fino a quando non è stata diagnosticata Greta non sapevo che cosa fosse la sindrome di Angelman. Non mi era mai stata nel corso di pediatria eccetera. Cosa è successo? La bambina ha cominciato ad avere dei problemi, soprattutto dal punto di vista motorio, non faceva cose che la sorella a 7 mesi faceva, per cui all'inizio diceva, vabbè, mamma medico, sei molto apprensiva, vai dal pediatra e dice, ma Greta non fa questo, questo, ma no, ma ci può stare, eccetera, eccetera. Non vuoi andare troppo avanti. Dopodiché la bambina continua, non batte le manine, non imita, non fa ciao. A un certo punto arriva l'anno e dico, beh no, adesso cioè, andiamo ad indagare un pochino. Cos'è successo? Abbiamo iniziato a fare una serie di accertamenti, poi tramite una mia collega che è neuropsichiatra siamo finiti al Besta di Milano, dove vabbè, noi forse siamo stati in un certo senso più fortunati, nel senso che è una patologia più conosciuta, ok? Abbiamo forse trovato anche un medico che ci ha seguito bene, ci è stata fatta la diagnosi, ok? Quello che voglio dire è che quindi io vivo la situazione sia da un lato che dall'altro, e una cosa che mi ha colpito quando ci è stata comunicata la diagnosi, perché il problema di Greta ovviamente, e questo lo sto sperimentando io, non è tanto la disabilità motoria, perché la disabilità motoria in qualche modo si può superare. Il problema è il ritardo mentale, cioè il deficit cognitivo, perché quello ovviamente ti impedisce di trovare col bambino delle strategie per risolvere il problema, perché se ovviamente lui non è in grado di capire, di cogliere, hai voglia, certo, ma non ce la si fa. E una cosa che mi aveva colpito e che mi aveva detto il medico che ci segue tuttora è che comunque, poi la situazione di Greta è diversa, nel senso che è meno evidente perché non ha segni clinici così evidenti, però ha il suo impatto, nel senso che ha la sua difficoltà. È che, ed è vero, noi dovevamo considerarci comunque fortunati perché perlomeno avevamo avuto una diagnosi. Quando io sono rimasta là una settimana di Natale, e quindi nella stanza con me ci sono state tante mamme che si sono internate, io ho avuto l'occasione di vedere situazioni diverse, okay? Quindi con gravità diverse eccetera, e soprattutto di parlare con mamme che mi dicevano, non abbiamo ancora capito che cos'ha, quindi siamo stati ai Gaslini di Genova, siamo stati a... il bambino fino a 2 anni stava benissimo, improvvisamente smette di camminare, la mamma per qualsiasi elemento deve prendere, portare in braccio, se deve andare in bagno, quindi tutte queste piccole cose poi sono quelle che ovviamente chi non è nella situazione non coglie, perché poi è la quotidianità che veramente ti prova le forze. Però non è tanto il fatto di, perché anche per Greta ovviamente non c'è una terapia se non la fisioterapia, cercare dei mezzi di comunicazione alternativa. In realtà è la quotidianità che veramente ti mette a confronto, quindi sono le piccole cose che ti mettono a confronto con la patologia. E quindi io pensavo, cioè quindi non è facile, no, perché no. Poi non tutte, questo succede anche nella patologia più banale. Non tutti i casi si presentano come il libro te l'aveva detto. Hai perfettamente. E tu dici, caspita, ho studiato, perfettamente dovrebbe essere ragione. Così, così, e invece non è così. Però così. Poi quando io sono andata in un centro a Vicenza,
appena l'hanno visto, poi lì, appena l'hanno visto, magari è vero che lì seguivano la patologia per l'amor del cielo, adesso non voglio dire nient'altro, non voglio dire che, cioè, a vista, che ne so io, nel senso non sapevo manco che esistesse io sta malattia, no? Però appunto appena l'hanno visto lì a Vicenza hanno detto sì, aspettiamo l'esame genetico, ma è sicuramente, e vabbè, poi è stato così, eccetera. Riguardo alla diagnosi, io posso dire questo: a 9 anni, quando siamo tornati da Vicenza, io e mio marito, per noi siamo rinati un'altra, abbiamo partorito un'altra volta, cioè noi veramente abbiamo pianto di gioia, cioè per quanto l'assurdità di una malattia impossibile, perché credetemi, cioè sì, no, sì vale no, ma non è sempre così, e la sberla, e il farsi male, e vedere tuo figlio che si morde, si strappa, fa e tu non puoi fare niente perché, cioè, ti strappa via il cuore, credetemi. Noi abbiamo vissuto per 9 anni questa situazione senza sapere e non capendo che lui viveva la frustrazione di non capire se stesso, cioè è proprio tutta una cosa un po', Noi piangevamo di gioia quando siamo venuti via, eravamo felici, cioè per assurdo noi eravamo felici perché finalmente capivamo cosa aveva lui. Quando l'abbiamo spiegato a lui cosa va incontro, quindi sa che cosa si deve aspettare, e quindi è un passo per entrare nel suo mondo. Sì, per capire che il fatto, io ero arrivata, noi eravamo arrivati a legarlo, pur non sapendo, perché lo vedevamo che quando lo legavi lui si rilassava, era tranquillo. E noi dicevamo, ma com'è possibile una roba del genere? Cioè non ha senso che io se ti leggo, e invece poi ha senso, è assurdo, ma per loro essere legati è una liberazione, cioè è proprio, è la malattia del paradosso in questo senso, hai capito? Per cui ti dico, avere la diagnosi è fondamentale ed è importante anche per questo, perché tu pensa a lui, 9 anni di frustrazioni, di pianti, di castighi, perché alla fine lui insomma si vedeva che interagiva, capiva, a livello cognitivo era abbastanza normale, non aveva un grosso deficit cognitivo, e però quindi quando faceva i capricci, per me erano capricci, vuoi la pasta? Sì, prepari la pasta e poi non la mangi, va bene, vai a dormire senza cena, cioè voglio dire, no, un bambino, ragazzini normali fai così, in realtà quel sì era un no, però vai a capisci, è tutto una, quindi l'importanza della diagnosi è veramente fondamentale. I medici, non si può certo pretendere che i medici conoscano 8-9 mila malattie rare, per l'amor del cielo, però dove tu vai in centri specializzati e dove, voglio dire, hanno anche strumenti particolari per fare diagnosi o comunque per fare degli esami particolari, non dico che ti aspetti che ti diano tutto su un vassoio d'argento e nel giro di 24 ore hai la diagnosi, però almeno nel mio caso, cioè credimi, io ancora non ci ho rimesso il piede al best e credo che non ce lo rimetterò mai, ma se dovesse essere, io non so come potrei reagire, dico la verità, perché è proprio una piccolezza, come dire, proprio, cioè bastava chiedersi perché, non è che ci volesse molto, insomma, cioè non è che dovevi andare a cercare l'anomalia genetica, che ne so io, gli ho fatto tutti gli esami genetici possibili di sto mondo e non si sono chiesti perché aveva l'acido urico alto, cioè capisci, è proprio, come dire, fare delle volte purtroppo capita di avere a che fare con medici che prendono la cosa sempre un po' così. Perché all'ospedale, quando è nato Matteo, dopo due minuti di stato mentale, c'era il primo caso in Lombardia di sindrome di Lombardia, perché in Lombardia ci sono 6 casi. E fortunatissimo, dopo 2 giorni già aveva detto, siamo nel campo del martire, ha mandato sangue perché c'è il test genetico, ci sono ragazzi che, cioè,
ma più adulto a 30 anni e praticamente è stato anche in Sardegna, praticamente è stato 9 anni all'ospedale qua a Milano, perché non sapeva neanche cosa fare, andare all'ospedale. E c'è alla fine la chiesa perché mi ha fortunato tuttora. Nasco l'ultimo bambino nato un paio di mesi fa, cioè, questo, purtroppo c'è questa differenza, al sud è sempre più difficile fare il gioco, almeno noi nel nostro caso questo maschio, e passano, fanno proprio il giro di ospedali che fortunatamente magari arrivano a Casini oppure a Bambini Gesù a Roma, che riconoscono la malattia, ma altri diversi non sanno che cos'è, magari si fa la malattia. Scusate, posso, perdonatemi una cosa, siccome è un gruppo fotografico, mi piacerebbe anche avere qualche parere sulla fotografia, perché è giusto parlare delle malattie, è l'oggetto delle malattie, ma credo che un lavoro del genere meriti anche un commento dal punto di vista della... Immagine, voglio sapere se qualcuno. Chi ha scelto le foto? Te o le famiglie? Io. Chi ha scelto le foto? Te o le famiglie? O insieme? No, allora le ho scelte io, però io poi ho condiviso sempre tutto con loro, dalla A alla Z, qualsiasi cosa facevo, gliel'ho sempre fatto vedere. Le cose abbiamo condiviso tutto, però poi alla fine la scelta è sempre oggi pomeriggio, ho finito oggi pomeriggio di lavorare al video, quindi l'ho stravolto già 4-5 volte. Sì, per esempio questa cosa qua, ci sono delle immagini che poi la cosa veramente straordinaria, la dico io perché tanto lei non lo direbbe, perché lei non racconta i fatti privati, li racconto io. Lei è tornata la prima volta da Paola, cioè da Genova, e dice, era la prima volta che andava a fare, a parte Matteo, però lì non c'era stato una fase di editing, cioè di scelta delle immagini. Va a Genova, fa delle foto, torna e mi dice, ma sai cosa mi è capitato? Dice, incredibile, dice, proprio vero che se spieghi bene che cosa vuoi fare, poi la gente lo recepisce. Perché io ho fatto vedere le immagini e le immagini che a loro sono piaciute di più sono le immagini più forti. Sono quelle più difficili, più quelle dove magari il bambino non esce proprio con un'immagine idilliaca, voglio dire. O comunque le immagini che sono state volutamente fatte così perché dovevano portare quel pezzo di racconto che era, insomma, anche la parte dura, diciamo. E questo nasce dall'interazione, perché, quindi tornando al discorso tuo, chi ha scelto le immagini in questo campo le deve scegliere il fotografo, perché solo lui sa che cosa vuole raccontare. Non è una cosa... che puoi condividere, anche perché no, condividere intendo nel senso la condividi una volta che è stata fatta, scegliamo questo oppure scegliamo quest'altra e lo facciamo insieme, perché quello che io voglio raccontare lo so io e le immagini le ho fatte io. Quello che puoi condividere con le persone è quello che tu vuoi raccontare, cioè spiegare molto bene dall'inizio quello che tu vuoi raccontare. E se tu lo spieghi bene dall'inizio, un certo tipo di immagini vengono accettate perché sono funzionali al racconto. Se tu non lo spieghi bene dall'inizio, quella fase di scelta diventa impossibile poi da fare. Perché faccio un esempio molto pratico. C'è una foto di Matteo con gli occhi indietro. Quell'immagine lì è un'immagine che è stata discussa con loro. Gli abbiamo spiegato perché. Perché c'è un passaggio che dice, ed è vero, che quella malattia, se no uno dice, vabbè, sai cos'è? La sindrome di Ondine fondamentalmente sì, è una malattia molto grave, però ti attacchi a un respiratore di notte, basta che qualcuno ti dorma di fianco, non c'è problema, non hai nessun problema, non è proprio così. Allora serviva anche un'immagine forte,
che raccontasse che in realtà la malattia è una malattia anche diurna, non è solo una mascherina che ti attacchi la notte. L'abbiamo spiegata così, l'abbiamo dovuta spiegare, chiaro, perché loro quando l'hanno vista, oh, mamma mia, hanno detto, Cristo. Cioè, poi mi sveglia l'epoca che si batte una, cioè è uguale sì. Agli altri, Però... No, magari lei dà fastidio a farlo vedere così, lei continua a dire che è felicissima e fortunata di avere una. Certo. Beh, dal punto di vista fotografico quella fotografia lì rappresenta il non ti vedo, rappresenta probabilmente dal senso della malattia nel vero senso della parola, cioè è quello che colpisce il non addetto ai lavori e quello che colpisce maggiormente proprio quello. Certo. Cioè è il la più forte di tutta la sequenza che non sto con quello lì, perché io non la mettevo, cioè davo un messaggio diverso, attenuato, perché molto. Dicevabbe, molto. Vabbè, e forse la fotografia dorme nel mezzo respiratore, cioè, sono cose molto più gravi, perché no, quest'estate ti è svenuto. Stava mangiando, stava mangiando, comunque è una discussione. No, stiamo parlando dal punto di vista fotografico. Sì, sono due cose. Sì, infatti, per quello che ho insistito per metterla, poi gliel'abbiamo anche spiegato. Ha capito, alla fine, perché se fai vedere che è tutto bello, che tutto va bene e che tutto è meraviglioso, allora non è lo scopo. Prego.